Ciao, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Ivan. Questa sera vedremo un brano dalla serie Com'è la vita reale di un mixing engineer. Oppure, detta anche, la vita è complicata. Perché vedremo un pezzo dove è tutto finto. La batteria è finta. Le chitarre abbiamo solo le DI, quindi dobbiamo fare un reamp, anche se lo faremo virtuale. Il basso è solo in DI. E niente, vedremo come affrontare questo mix. Il brano si intitola Alive You're Free, scusate, Alive Yet Free, dei Make Peel, che potete trovare sempre sul sito di Cambridge Music Technologies. Quindi, se volete provare a fare lo stesso mix, andate sul sito cambridge-mt.com, poi vi lascio il link in fondo alla descrizione di YouTube, perché poi questo video, come sempre, verrà sempre ripubblicato su YouTube, e potete scaricarvi le tracce e provare anche voi a fare questo mix. Innanzitutto, proviamo a sentire il brano. Ok, fermiamoci qui per il momento. Ciao, sono distorto. Come avete sentito, abbiamo solo le DI delle chitarre e del basso e la batteria è praticamente finta. Cioè, magari è suonata su una batteria elettronica, ma utilizzando o i suoni della batteria elettronica o un virtual instrument. Dobbiamo cercare di dargli più realismo possibile a tutto il brano. Ovviamente non possiamo, dobbiamo aspirare a dargli il miglior suono possibile, ma non potremo dargli il suono di produzione da milioni di dollari dove tutto è registrato come Dio comanda. Quindi, come al solito, ho già la mia catena sul mix bus pronta, che comprende, come al solito, l'analog channel 101, che mi fa da emula l'ingresso nei circuiti di una console analogica. Il Neve 33609, che anche questo mi serve per dare un suono al mix più che a comprimere, infatti non lo faccio quasi mai comprimere. Un Pultec che mi serve per dare già uno Smile EQ, quindi un pochino di basse e un pochino di alte. Un SSL compressor che per il momento è disattivato perché non saprò ancora se lo utilizzerò, però siccome lo provo sempre, lo lascio lì per il momento disattivato. Poi abbiamo l'inflator che mi serve per dare un po' più, gonfiare un pochino il segnale, dargli un po' di volume, un po' di saturazione. E per ultimo il Pro L2
il Brick Wall Limiter di Fab Filter, che mi serve per controllare i picchi in uscita e anche un po' il volume. Ho già diviso le tracce, quindi abbiamo la cassa che va già in un gruppo perché ho già preventivato di mettere dei campioni, il rullante va nel suo gruppo, Charleston, i tre tom vanno in un altro gruppo, poi abbiamo gli over, due room e un'altra traccia che si chiama Drum SLR, dopo vedremo che cos'è. Tutti questi vanno nel gruppo della batteria, poi c'è un loop, il basso, un'unica traccia di basso, 5 chitarre, dei synth, le voci e i cori. Tutti vanno nel proprio gruppo e a loro volta finiscono nel mix bus. Vi ricordo che prima del mix bus ho sempre la mia traccia master che mi serve per controllare il livello d'ingresso al mix bus e un'altra traccia master di uscita dove ho i miei plugin di controllo tipo il Paz Analyzer di Waves. Allora, sono distorto, non hai capito cos'è il Listen Mic Compressor della SSL che hanno messo adesso in vendita. Adesso lo vediamo, ok? Perché l'ho già scaricato e installato. Quindi adesso lo vediamo. Stefano Ragni, così non si può sentire. Hai ragione, però dobbiamo fare qualcosa. Come dicevo prima, questa è una situazione che può capitare nella vita reale. Ti spediscono un brano da mixare così. E bisogna dargli un sound. Ok, io direi di partire intanto sentendo la batteria da sola. Da cosa capite che la batteria è finta? Innanzitutto non ci sono rientri, cioè nel microfono del rullante si sente solo il rullante. È vero che alcune batterie finte, alcuni virtual instrument, emulano anche il rientro degli altri pezzi della batteria nei vari microfoni. In questo caso non ce l'abbiamo e quindi chiaramente è una batteria finta. Sì, sono distorto, lo vediamo sul mix. Poi di solito riconoscete la batteria finta quando ci sono le rullate. C'è sempre qualcosa che non torna. Oppure nei piatti, anche se ultimamente nelle ultime batterie virtuali la questione dei piatti l'hanno, secondo me, più o meno risolta. Allora, dai, cominciamo a mettere una parallel, la nostra solita parallel. Quindi il Puig Child di Waves Audio. Se si vuole aprire. E sentiamo cosa fa intanto. Ovviamente tira su un po' il volume,
ma mi dà anche più pienezza. Attiviamo un attimo i plugin sul mix bus che mi sono dimenticato. Esatto, Stefano Ragni, l'effetto mitraglietta sul rullante, quello è riconoscibile di una batteria finta. Sono distorto, comunque mi dai sempre degli aiuti senza volerlo. Stavo rincoglionendo con un master e con un Pultec già mi sono risolto i problemi della cassa. 5 minuti dopo cambio di nuovo tutto, è un po' così, eh. A volte il mix è meglio affrontarlo in più tempi. Ci lavori un'oretta, ti fermi un attimo, fai una pausa, esci dallo studio, vai, ascolti delle altre cose, magari anche in un altro ambiente, e poi ritorni. Magari ascolti qualche pezzo sulle casse di riferimento e poi ricominci. Questa è la pratica migliore. Mi rendo conto che non sempre si riesce a fare questo, però è sempre meglio prendersi delle pause. Perché sennò ci fissiamo troppo magari su un singolo strumento e perdiamo di vista tutto l'insieme del brano. Allora, vuoi sentire il Listen My Compressor? Lo inseriamo adesso, dai. Mettiamo una seconda parallel e inseriamo il nuovo Listen My Compressor di SSL. Perché questa batteria ha bisogno di essere un po' sporcata e questo compressore potrebbe fare il caso nostro. Questo è il compressore che c'era nelle vecchie console, che hanno tenuto anche in quelle nuove, ma nelle console, le prime console serie 4000, era il compressore che c'era nel circuito di comunicazione tra lo studio e la regia e viceversa. Per un errore, sentendo, rientrava il microfono della comunicazione nelle cuffie dei musicisti oppure nelle casse dello studio, era rientrato, e siccome ai musicisti e ai produttori piaceva molto questo suono, hanno deciso di utilizzare questo compressore che comprime tantissimo e ha l'attacco e il rilascio fissi per migliorare, tra virgolette, il suono della batteria. È il suono che potete sentire nel famoso brano di Phil Collins, In the Year Tonight. Il suono di batteria è stato ottenuto utilizzando il Listen My Compressor della SSL. Quindi hanno modificato la console per poterlo utilizzare anche durante il mix. Allora, sentiamo sta batteria prima senza e poi con il compressore così come è settato. Vediamo cosa fa. Niente, perché non ho alzato la mandata. Riproviamo. Comprime tanto e dà carattere, bisogna stare attenti però al rilascio perché è molto veloce e sui piatti può creare problemi. In questa versione e anche nelle ultime versioni hardware per serie 500 hanno aggiunto un high pass filter e un low pass filter, perché
il microfono originale della console aveva questi due filtri, ma fissi. Non mi ricordo a che frequenze, però comunque tagliavano molto, era per far uscire solamente la voce, quindi per eliminare tutti gli altri rumori circostanti. Invece in queste versioni l'hanno reso full range in modo da poterlo applicare su quello che vogliamo, e in più con i filtri regolabili possiamo ricreare la situazione originale o tagliare delle parti dello spettro. Per esempio potremmo cercare di tagliare via i piatti. Ecco, a proposito di piatti, comincerei a stringere un po' gli overhead perché sento troppo separati sinistra-destra i crash e il charleston. Quindi, per ricreare proprio una situazione più realistica, dove non ho mai proprio separato il crash sul canale sinistro e il charleston sul canale destro, oppure il contrario, a seconda di come avete impostato la batteria, non sono mai completamente separati, ma c'è sempre il rientro un po' di uno nell'altro microfono e viceversa. Quindi questo chiude un pochino il panorama stereofonico, e per ricreare la situazione di una batteria reale è meglio chiuderlo un pochino. Intanto sentiamo anche come è stata pensata questa batteria. Come al solito, drummer perspective, quindi come se fossimo seduti sul seggiolino del batterista, o audience perspective, quindi come se fossimo davanti al palco e guardiamo la band. Allora, il charleston è a sinistra e quindi molto probabilmente, cioè non molto probabilmente, è stato scelto di riprendere la batteria come drummer perspective, quindi come se fossimo seduti sul seggiolino del batterista, a meno che non sia mancino. Chiudiamo un pochino gli over come abbiamo detto prima, sentiamo. Ok, andiamo, cominciamo a lavorare un pochino sulla cassa. Ciao Giovagas, benvenuto. Mettiamo la nostra channel strip SSL. Mettiamo in loop un pezzettino perché sennò qua. Ecco, con la channel strip siamo andati con l'equalizzatore a dargli un pochino più di punta a questa cassa perché è veramente un po' sorda. Di solito quando usate un virtual instrument ci sono già dei processori sui canali che vi danno un suono più o meno pronto. In questo caso sembra che siano stati tutti disattivati. Dopo l'equalizzatore sulla channel strip ho messo il compressore, quindi schiacciando questo tastino, il compressore che di default è prima dell'equalizzatore va
dopo l'equalizzatore. In questo caso ho compresso un pochino il segnale appena appena solo per dargli un pochino di rimbalzo. Okay, spostiamoci sul rullante, apriamo sempre la nostra channel strip. Ciao Giovanni Ciocca, a due Charleston, siamo a posto. Ok, allarghiamo un po' i tom per rispettare un panorama stereofonico di come sono posizionati nella realtà. Quindi il primo tom a sinistra, il secondo più o meno centrale, e il terzo, che non sappiamo adesso se è un tom o un timpano, tutto a destra. Non ho capito cosa sarebbe questo canale, teniamolo lì, anzi spegniamolo per il momento. Concentriamoci un attimo sulle room e magari cerchiamo di sporcarle un pochino. Allora, qui ho utilizzato l'1176 in modalità all-in. Cosa vuol dire? Con tutti e quattro i tasti della ratio schiacciati, che in questo plugin si ottiene schiacciando lo shift e premendo uno qualsiasi dei tasti della ratio. In altri plugin magari c'è un tasto apposta che di solito c'è scritto all. Era un trucco utilizzato dai sound engineer per dare un carattere più aggressivo al compressore, perché questa modalità non è prevista nel manuale, però se voi schiacciate tutti e quattro i tasti della ratio contemporaneamente, il compressore comincia a sommare tra di loro le ratio e a comportarsi anche in un modo un po' strano. L'attacco e il rilascio non si comportano più come prima e quindi potete dare un suono particolare alle varie tracce. Molti infatti lo usano proprio sulla room di batteria e sentite come diventa, si schiaccia, ma diventa anche più chiara e più amalgamata.
non fate caso a come si comporta il meter, perché il meter in questa modalità comincia a impazzire e Universal Audio ha emulato anche il comportamento del meter. Giovanni, pensavo di aggiungere un campione sul rullante, adesso vediamo cosa fare. Allora, per creare un po' di impastamento, proviamo a utilizzare un delay sulla seconda room. Mettiamo una ripetizione in sedicesimi, adesso vediamo se tenerla in sedicesimi o in trentaduesimi, vediamo. Proviamo a dargli anche un po' di distorsione. Proviamo un altro plugin, proviamo il Decapitator. Ti piace il rullo, Giovanni? E a me non mi fa veramente impazzire. Proviamo a dargli una puntina di un campione per vedere se si apre un pochino di più in alto. Duplichiamo la traccia e inseriamo il trigger del nostro amato Steven Slate. Carichiamo un campione di Chris Lord-Alge. Cosa dici, Giovanni? Io preferisco col campione, appena accennato. Ah,
Allora, poi andiamo a ritoccare un attimino anche i piatti e il Charleston. Proviamo a fare la stessa cosa sulla cassa. La potenza sul rullante non è mai troppa. Hai ragione, Ivan. Mettiamo anche qua il nostro trigger. Carichiamo il nostro ben amato Black Kick. Meglio, eh? Cosa dite? Proviamo a dargli un pochino più di spinta sia alla cassa che al rullante. Sentiamo un attimo la cassa. Inseriamo il DBX 160 che nell'ultima versione di UAD, che vi ricordo è un upgrade gratuito per questo plugin, ha il mix knob qui tra la scritta DBX e 160. In questo modo non devo stare a crearmi una traccia parallela, ma posso aggiungerlo direttamente, per esempio, sul bus della cassa. Sentiamo prima senza e poi con. La rende un pochino più brillante e anche un po' più panciuta. E anche un pochino più vera, secondo me. Proviamo a fare la stessa cosa sul rullante. Sentite che in questo modo viene su un pochino la coda e anche l'ambiente del rullante, che è già contenuto nei nostri sample. Non sono convintissimo, per il momento lasciamolo lì e andiamo avanti. Proviamo a dare un ambiente generale a tutta la batteria. Usiamo il lexicon in all, tagliamo le basse e anche un po' le alte.
questo ci serve solo per dare una terza dimensione, un pochino di coda. Ok, per il momento fermiamoci un attimo qua con la batteria, andiamo a sentire il basso. Non ha, Giovanni Ciocca non ami il trigger, sono gusti. Ciao di X-Mat. Magari dopo proviamo a sentire con e senza i campioni. Questa è una DI con una dinamica selvaggia. Probabilmente stava suonando dentro un pedalino di distorsione, e, però la DI è stata catturata prima del pedalino e quindi magari non possiamo, quello che sentiamo non è la stessa cosa che l'enfasi che voleva dare lui con le, con le plettrate alla distorsione. Quindi cominciamo a aggiungergli un amplificatore e al posto del solito Ampeg in questo caso userei il Beta Gamma di Nembrini Audio. Black Eyes. Che è un amplificatore per basso un pochino più moderno. Allora, viene enfatizzata tantissimo il rumore di fondo, quindi cerchiamo di tagliarlo prima. Allora, questo è il, è l'emulazione di un amplificatore di Dark Glass che ha già un circuito di distorsione al suo interno che si può mixare con il segnale pulito attraverso questo potenziometro qui, Blend. Poi ha un compressore, l'equalizzatore grafico, è molto completo. Ok, poi abbiamo la sezione virtuale, della ripresa virtuale, che abbiamo progettato insieme a Nembrini Audio, io e Max. Infatti abbiamo aggiunto, diciamo, alla classica, la classica emulazione con la ripresa, col microfono, il segnale di l'uscita DI dell'amplificatore. Quindi separatamente, vedete che qui abbiamo due fader, questo gestisce il microfono e questo la DI out, possiamo quindi avere i segnali separati. In più sulla DI abbiamo una possibilità, un filtro, adesso ho un lapsus, mi sfugge il nome, che attenua le basse e enfatizza le alte o il contrario, un tilt filter, ecco, non mi ricordavo, e più un low cut e una cut, quindi è molto versatile il segnale, il routing del segnale. E questo non è il suono della DI che abbiamo in ingresso, ma è il suono della testata,
Quindi se aggiungiamo la compressione e la saturazione lo sentiamo anche nel segnale della DI. Adesso ve la metto in solo. Mentre questo è lo stesso segnale passato per il cabinet e poi dentro il microfono, eccetera, eccetera. Tutte e due sommate insieme. Ecco, in questo caso della DI teniamo solo le alte per avere quella distorsione più frizzante e tagliamo le basse che potrebbero fare un po' di casino. Comunque abbiamo anche l'inversione di fase sulla DI se vediamo che vanno in controfase tra loro. Poi, molto interessante, abbiamo aggiunto questo circuito che si chiama Bass Enhancer, che è praticamente ispirato al Voice of God di Little Labs, che cosa fa? Taglia con un high pass filter il segnale e nel punto di taglio enfatizza. C'è un'enfatizzazione, quindi viene enfatizzato il ginocchio. Immaginatevi un filtro di un synth, per esempio, che di solito però è un low pass filter. Questo al contrario taglia le basse e enfatizza. In questo modo, se enfatizziamo tanto le basse con il bias, che sarebbe il gain nel punto di taglio, e andiamo in basso con le frequenze, riusciamo a dargli veramente una botta in basso, pazzesca al basso. Adesso magari non lo useremo così accentuato, però per farvi sentire cosa possiamo ottenere. Ciao Michele, ciao Federico. Ciao Stone Cold. Benvenuti. Ok, proviamo a mettere il basso insieme alla batteria. Però la distorsione qua non è abbastanza, quindi duplichiamo la nostra traccia. E gli inseriamo il solito Sansamp. Ok, adesso che abbiamo i nostri due segnali, comprimiamo un po' il bass del basso che raccoglie questi due segnali. Mettiamogli un LA2A.
per tenere un po' sotto controllo le basse frequenze, aggiungiamogli lo smooth operator di cui abbiamo pubblicato ieri, se non l'avete visto, sul nostro canale YouTube un tutorial dedicato solo a questo. Dura meno di 10 minuti e vi spiega tutte le sue funzioni. Comunque è un plugin che va a tagliare in automatico le frequenze fastidiose e secondo me sulle basse frequenze è molto efficace, quindi lo uso spesso sul basso. Ok, a questo punto dobbiamo aprire le chitarre e qui sarà il vero casino. Allora, qui all'inizio ci sono tre chitarre, iniziamo a sentire cosa fanno. Allora, le prime due chitarre fanno la stessa parte più o meno, quindi le metteremo una tutta a sinistra, l'altra tutta a destra. Non completamente, perché non voglio ridurre un pochino il panorama stereofonico, perché poi gli aggiungerò un ambiente che andrà a coprire proprio gli estremi. La terza chitarra fa la stessa parte ma più alta sembra, quindi cominciamo a creare il suono per la prima chitarra. Giovanni Ciocca sulle voci, come questo plugin che pulisce, intendi lo smooth operator, dici? Non lo uso quasi mai sulle voci perché se devo equalizzarlo lo faccio a mano, se invece devo tagliare qualche S, qualcosa in alto, o uso Sut o un De-esser raramente, ma più spesso utilizzo una banda dinamica del Pro Q3. Ciao Stefano, in catena dove è meglio mettere smooth operator, prima o dopo? In realtà prima, in questo caso l'ho aperto dopo, mi sembrava che suonasse bene e l'ho lasciato lì. Ho provato a spostarlo, come hai visto, prima e dopo il compressore, e l'ho lasciato lì, ma come regola generale sarebbe meglio metterlo prima, quindi pulire prima il segnale e poi fare tutte le nostre operazioni. Ivan Drums andrebbe di Neural DSP? In questo caso però volevo usare quelli di Nembrini Audio, così, per patriottismo. Quindi proverei a mettere un Marshall sulla prima chitarra, così a sentimento.
La 5150 la mettiamo sull'altra chitarra, sempre di Nembrini Audio. Cosa dici, Giovanni? E questa è l'emulazione del JCM 800. Proviamo a mettere sull'altra la 5150, che si chiama 8180. Eccola qua. Sentiamole insieme. Sentiamole con il resto. Sì, se tolgo il solo. Sentiamo la terza. Cambiamo amplificatore, gli mettiamo un Mesa. E tra l'altro questo è stato è stato modellato sul Mesa Dual Rectifier di Max. Proprio questa è la sua testa. C'è un po' di fruscio in questa chitarra, eh? Sì, gli mancano gli occhiali, Giovanni. Allora, mettiamo un po' di ambiente in queste chitarre, perché sono finte e cerchiamo di dargli un pochino di veridicità creando una stanza intorno al suono della chitarra. Di solito utilizzo per questo compito l'Abbey Road Chambers di Waves Audio. Oggi Waves per aprirsi ci mettono mezz'ora. È colpa degli hard disk esterni. Sono troppo lenti. Ok,
proviamo un pochino a comprimere queste chitarre insieme con l'EPI 2005, quello di Waves, che ha la possibilità di non linkare completamente il canale sinistro con il canale destro, così sono in qualche modo compresse tutte e due alla stessa maniera, ma possiamo lasciarle più o meno indipendenti. Giovanni Ciocca, non hai un compressore valvolare, un'emulazione valvolare? Sì, ne ho diverse. Se vuoi suggerire qualcosa, lo proviamo. Che differenze ci sono tra quello della Waves e quello della tra l'API 2005 della Waves e della WAD? Questo chiede Ivan. Suonano diversi. Forse quello del WAD è un pochino più aggressivo, quindi tendo per queste cose ad utilizzare quello di Waves. Ok, direi che a questo punto possiamo accendere il nostro SSL Bass Compressor e vedere che cosa fa. Proviamo a fare una cosa un po' pazza. Siccome nel Fusion, che è il processore, diciamo, all in one da utilizzare sul mix bus o anche in situazioni di mastering della SSL, c'è incluso Listen Mic Compressor, proviamo ad utilizzarlo anche noi sul mix bus. Sul Fusion il Listen Mic Compressor è attivabile al posto dell'High Frequency Compressor. SSL l'ha detto tipo un anno dopo l'uscita e nessuno se n'era ancora accorto, e abbiamo solo un controllo che fa il blend tra il segnale compresso e il segnale dry, diciamo, non compresso. Quindi proviamo a inserire la sua emulazione sul mix bus e ovviamente usare il blend, perché sennò sarebbe esageratamente aggressivo, e vediamo cosa fa. Ecco, già l'uscita qua non va bene, portiamola a zero. We'll be right back.
sapete che non mi sembra male. Stiamo comprimendo come dei pazzi, però il mix è al 23%, quindi è introdotta una piccola percentuale del segnale compresso, però dà una bella compattezza al mix, a questo genere di mix. Proviamo a risentire prima senza e poi con. In questo momento non mi dispiace, lasciamolo un attimo attivo, magari poi, questo è da riascoltare in un secondo momento, che magari in questo istante siamo emozionati, ci piace, ma forse riascoltandolo dopo potrebbe diventare troppo. Allora, vediamo un attimo di mettere a posto questa voce che c'è all'inizio. Proviamo a abbassare un pochino il sans amp, dai, vediamo cosa fa Giovanni. Ivan, alla fine il riff del basso va sulle note alte ed esce un casino. Come si può controllare una cosa del genere? Con l'automazione. Questo è il classico esempio dove con l'automazione riesci ad attenuarlo senza dover aggiungere compressioni che andrebbero a toccarlo anche in altri punti.
Ok, comprimiamo un pochino questa voce, aggiungiamoci un delay. Usiamo quello di Baby Audio. Questo è pure gratuito, questo delay. Giovanni, sembri te appena sveglio. Mi sa che non solo tu sei così. Qui abbiamo diverse emulazioni. Possiamo scegliere wide, analog, saucy o chip. Vediamo quale sta meglio. Mettiamolo in ping pong. Però troppo così. Così non è male. La cosa figa è che questo delay ha già il ducker inserito, quindi il delay viene abbassato quando c'è la voce e alzato quando non c'è più la voce in automatico, usando questo, solamente questo potenziometro che decide quanto viene abbassato il delay. Sentiamo l'altra voce. Ecco, questa è ancora peggio. Sentiamola insieme. Ciao After Rouge, sei arrivato un pochino tardi stasera. Lo scream sfiatato, esatto. Ok, non è male. No, qui il basso non va bene.
Allora, qui sul basso bisognerebbe tagliarlo e copiarlo su un'altra traccia e fare qualcos'altro, perché il Sansamp qua esce troppo, probabilmente anche per la compressione sul mix bass. Cos'è stata amarrata di stasera, After Rouge? Dovevi sentirlo dall'inizio. Fa parte della serie mix problematici, oppure casi di vita reale. E il loop, qua ragazzi, c'è un po' da lavorare. Questo gli dobbiamo dare un po' di vita. Prima cosa da fare qua è mutare il basso per il momento. Attenzione, c'è un'altra chitarra qui, eh? Questo loop qua, proviamo a mandarlo un po' all'ambiente della batteria. E mandiamolo anche alla compressione parallela della batteria. Aggiungiamo un delay a questa chitarra. Mono. Come ho già detto altre volte, se usate l'H-Delay togliete subito l'emulazione numero 2, perché introduce un sacco di fruscio, magari non ve ne accorgete, poi quando esportate il file sentite un sacco di fruscio nelle parti più silenziose, ed è questo. Che poi quando passa dal mix bass e da altre compressioni, il fruscio viene fuori. After Rouge, hai attivato ieri la trial del nuovo SSL e non riesco a capire se mi piace o meno. Devi provarlo, devi cercare di usarlo
come un processore per dare carattere, non per comprimere. Prova a usarlo con quest'ottica e vedi se fa al caso tuo. Giovanni Ciocca, il delay non usiamo quello di Nembrini Audio, usiamo l'H-Delay per questa volta. Vedete che qui ho spostato il delay che è mono da un'altra parte rispetto alla chitarra. Così sentiamo la chitarra da una parte e i rimbalzi dall'altra. Creiamo un effetto ritmico, visto che c'è un buco. After Rouge, lo provi, ma tanto sai già che lo prenderai, immaginavo. Siamo tutti nella stessa barca. Ragazzi, per stasera abbiamo già fatto un po' di cose, siamo andati già più avanti del solito. Direi che per ora ci fermiamo qui e ci vediamo lunedì con Max per una nuova puntata e avremo un ospite super speciale. Ci vediamo lunedì, ragazzi. Buona serata a tutti. Ciao.